Grazie Signore, benedetto tu sei, Signore. Lode e gloria a te, Signore, benedetto il tuo santo nome per questa domenica. Grazie, 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 infinitamente grazie. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti amiamo, Signore. Benedetto tu sei, Signore, a te ogni lode e ogni benedizione. Grazie Signore per questo tempo, per questa giornata stupenda che hai proposto per noi, anche se il tempo apparentemente non lo è. Ma noi sappiamo. Ciao Ida! Ciao ciao, ciao ragazze! Ciao ciao! E sappiamo che anche se il tempo apparentemente non lo è, nel nostro cuore c'è un sole di gloria che non finisce mai, Signore. Per questo noi vogliamo gioire già dall'inizio e vogliamo ringraziarti per questo giorno che abbiamo in macchina con noi anche due componenti del Consiglio Nazionale di Rinnovamento di Comunione che erano qui a lavorare per noi per il convegno che ci sarà dal 9 all'11 di novembre a Montesilvano, dove aspettiamo tutti voi. E insieme vogliamo fare un momento di preghiera e vogliamo ringraziare semplicemente il Signore senza alcuna pretesa. Qui c'è un gruppo di ciclisti che stiamo sorpassando ed è bello pensare come loro si muovono insieme, e lo vogliamo fare anche insieme ad ognuno di voi che siete collegati. Cioè non preghiamo Dio, ognuno il suo Dio, ma preghiamo tutti l'unico Signore che riconosciamo nella nostra vita e nella nostra storia. Benedetto tu sei, Signore. Partiamo con un canto. Grazie, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Grazie. Lode e gloria a te. Benedetto tu sei. Grazie. Ti diamo gloria e onore. Verso te alziamo le mani. Adorando il nome tuo, noi ti diamo gloria ed onore. Verso te alziamo le mani, adorando il nome tuo. Grande sei tu, grandi opere fai tu, nessun altro è come te. Nessun altro è come te, grande sei tu, grandi opere fai tu, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Noi ti diamo grazie, Signore, grazie per questa voglia di alzare lo sguardo, alzare il nostro sguardo fisico, ma soprattutto innalzare il nostro spirito nella verità, dove non solo c'è desiderio di innalzarti, ma questo desiderio diventa per noi anche un bisogno prioritario, Signore. Connetterci al mattino con te, Signore, con il tuo spirito, col Padre, puoi schiacciare, grazie, col Padre, con Gesù, è un'opportunità che noi non ci vogliamo perdere, Signore. Noi sappiamo che la qualità della nostra vita dipende dalla connessione, e in questo momento la connessione è buona, Signore. Noi siamo collegati con questi fratelli, noi siamo collegati con via internet, con tutta una realtà, ma soprattutto, Signore, quello che veramente ci dà supporto e conforto è il fatto che siamo connessi con te, Signore. Con te, che sei la fonte, l'unica fonte che riconosciamo. Benedetto tu sei, Signore. Grazie. Lode e gloria a te, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Grazie. Benedetto il tuo nome, Signore. Grazie, 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 grazie. Benedetto tu sei, Signore. Lode, lode e gloria a te, Signore. E davanti a noi, Signore, c'è un autobotte che sta trasportando del latte. Il latte è l'alimento che di solito viene indicato, viene preposto per quelli che sono bambini. E la tua parola dice che c'è un tempo nel quale noi dobbiamo essere alimentati come bambini, ma c'è un tempo nel quale noi dobbiamo prendere un alimento più solido. E oggi, Spirito Santo, ti chiediamo proprio di mostrarci questi step di crescita, di farci capire quando è tempo di finire con un qualcosa e di iniziare con un qualcosa di nuovo, di più concreto, di più
nel quale solo noi non siamo dalla parte di coloro che ricevono, che vengono allattati, ma siamo dalla parte anche di coloro che danno da mangiare, Signore, che collaborano con Te, Signore. Signore, che bello, la luce della Tua parola ci dà opportunità da ogni parte che ci giriamo, la luce del Tuo Spirito, di comunicare con Te, di ascoltare cosa Tu ci vuoi dire. È incredibile, Signore, sei davvero, se Ti stiamo ad ascoltare ci accorgiamo che sei un chiacchierone fantastico, Signore, e che le Tue parole davvero non sono solo parole buttate per riempire un tempo, ma sono parole di vita, Signore, che trasformano la nostra stessa vita. Benedetto Tu sei, Signore, grazie. Lode e gloria a Te, Signore, benedetto Tu sei, Signore, grazie. Lode e gloria a Te, Signore, benedetto il Tuo nome, Signore, grazie. Lodi noi angeli, lodisce ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Sì, lodi noi astri lucenti del ciel, lodi noi mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande, grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion e della terra il Re. Lodi noi angeli, lodi il ciel, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Tutto, tutto, Signore. Lodi noi astri lucenti del ciel, lodi noi mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Dichiaralo grande, grande in forza, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion e della terra, grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion e della terra il Re. Grazie, grazie. Grazie, Signore, grazie, grazie. Benedetto Tu sei. Grazie, Gesù, perché Tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re del Regno di Dio e Tu ti prendi cura di noi, Signore, e fai in modo che noi possiamo entrare in questo Regno e possiamo gustarlo, Signore, nella Sua pienezza di amore, di pace e di gioia. Grazie davvero, Gesù, per quanto hai fatto e fai per noi. Lode e gloria a Te. Grazie, Santo Signore. Grazie, Gesù. Nostro Re, nostro Signore e nostro amore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie. Grazie, Mauro. Grazie, Signore. Benedetto Tu sei, Signore. Grazie. Lode, 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 lode. Santo Tu sei, Signore. La Tua parola, Signore, ci ricorda che se non loderemo noi, loderanno le pietre, Signore.
Signore, c'è un bisogno di lodare. La lode, come ho già detto più volte, è la connessione. Signore, la connessione più veloce nella preghiera per arrivare dritti, esattamente dritti nel tuo cuore, Signore. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, per questo dono straordinario che ci hai posto nel cuore, Signore, posto sulle nostre labbra, posto nelle nostre braccia che possono innalzarsi, nel nostro corpo che ti può rendere lode, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché apparentemente questa lode sembra che dia gloria a te, in realtà ci porta nella tua gloria, Signore. Noi ti benediciamo, ti lodiamo e ti ringraziamo. Lode, 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 lode. Facciamo, Signore, che oggi diventi una giornata nella quale la nostra vita si manifesti come un calice di lode, Signore. Invece di parlare di lamentazioni, di parlare di giudizi, di condanna, parlare di polemiche, Signore, la nostra bocca invece oggi vuole diventare un calice di lode, Signore, per proprio cambiare l'orizzonte della nostra vita, Signore, attraverso questa benedizione che tu ci dai. Lode, sì, benedetto, Signore, tu sei. E grazie, Signore, perché la nostra lode è la lode del creato. Noi diamo voce al creato e tutto si trasforma in benedizioni che ricadono su di noi e sulla terra, su tutto ciò che tu hai creato, Signore. Un dono, Signore, di far sì che tutta l'umanità possa lodare, perché questa terra, questo creato possa davvero diventare secondo ciò che tu hai pensato fin dall'inizio, Signore, tutto questo male possa essere eliminato dalla potenza della lode, dalla potenza del tuo spirito che viene veicolato dalla nostra lode e dal nostro amore per te. Grazie, Gesù. Grazie a te. Dice un canto: popoli tutti, lodate e benedite il Signore, e solo a Lui date splendida lode. E questo è il giorno fatto dal Signore nel quale bisogna rallegrarsi ed esultare in Lui. Oggi è domenica, oggi è il giorno del Signore, ma ogni giorno della nostra vita è il giorno del Signore. Se la nostra vita è dedicata, è spezzata completamente per Lui ed è spezzata soprattutto per i nostri fratelli. Allora in quest'oggi vogliamo lodare e innalzare il Signore per ogni cosa, per ogni dono, per ogni situazione. Grazie. Buona e meno buona. Vogliamo benedirlo per le cose che abbiamo, vogliamo benedirlo per le situazioni che stiamo affrontando con Lui in questo momento. Vogliamo benedirlo e invocare ancora di più la Sua potenza, la Sua presenza all'interno della nostra vita. Perché anche noi un giorno possiamo dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive. Amen. In me. Ogni giorno ognuno di noi dovrebbe dire questa frase al Signore, dire che è Lui ad agire nella nostra vita, è Lui a fare le nostre azioni, è Lui a guardare con i nostri orecchi, è Lui a parlare con la nostra bocca. O Signore, facci simili a Te. Facci simile a Te ogni giorno nelle nostre comunità, nei nostri gruppi di preghiera. Facci simile a Te soprattutto nell'amore che noi dobbiamo avere gli uni verso gli altri, soprattutto verso coloro che ci danno fastidio, che ci sono antipatici. Perché che cosa ne abbiamo se noi amiamo coloro che ci vogliono bene? Che cosa ne abbiamo se noi vogliamo bene a coloro che ci fanno del male? Questo lo fanno anche i farisei, ci dicevano. E allora, Signore, quest'oggi vogliamo benedire tutti coloro che ci maledicono. Vogliamo benedire, Amen. Vogliamo pregare per i nostri nemici, per coloro che ci hanno fatto del male, che ci fanno del male. Vogliamo benedire coloro che sono contro ogni tipo di comunione. Vogliamo benedire, grazie, oh Signore, sì, perché la nostra vita sia una benedizione, mai una maledizione Amen. Per i nostri fratelli. Amen. Perché Gesù, tu sulla croce, ha detto, mentre ti crocifiggevano, Signore, perdona loro, perché non sanno quello che fanno, e ti stavano uccidendo, Signore. Allora, Signore, vogliamo quest'oggi prendere esempio da Te in ogni cosa, in ogni gesto, in ogni movimento, in ogni parola che Tu metterai in quest'oggi sulla nostra bocca, che sia di edificazione, di benedizione per tutti i fratelli che incontreremo in questo giorno. Amen, alleluia. Amen, amen. Grazie, Signore, grazie. Grazie, Signore, benedetto tu sei, Signore, grazie, 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 grazie.
lode a te. Grazie, Signore. E Signore, tutte queste possibilità che ci hai ricordato con Mauro, Signore, possono essere rese possibili per un solo motivo, Signore, per amore. E se non c'è l'amore nostro per i fratelli in questo momento, perché stiamo vivendo questa difficoltà, sicuramente c'è il tuo amore in noi che è capace di sopperire quella mancanza d'amore che c'è in ognuno di noi, Signore. Signore, questo tuo spirito potente davvero rende la giusta misura delle cose e davvero rimette in ordine. Un giorno, Signore, lo Spirito Santo mi ha detto che lui è della misura sempre giusta e ci fa della misura sempre giusta, che mette dove c'è da mettere e toglie dove c'è da togliere, in modo che noi abbiamo sempre davvero un giusto equilibrio dentro noi stessi, Signore, un equilibrio che è il punto centrale nella tua verità, Signore, ma soprattutto nel tuo amore. E ancora una volta vogliamo invocare lo Spirito. È vero che tu sei già qui, Signore, tu non solo sei qui in questo momento perché preghiamo, tu sei qui perché ci precedi, tu sei qui perché hai deciso di esserci. Sarò con voi sempre, ma noi ogni volta che invochiamo lo Spirito abbiamo quella consapevolezza, Signore, di chiederti questo aiuto e di entrare ancora di più nella tua dimensione, Signore. Invocare lo Spirito non serve tanto a te per arrivare, ma serve a noi per metterci in connessione con te, Signore. E allora ancora vieni, Spirito Santo, vieni, vieni, vieni ancora, vieni sempre, vieni ancora di più, vieni a rompere ogni fortezza, ogni pregiudizio, Signore, vieni a rompere ogni rancore, Signore, vieni a rompere, vieni a fare nuove tutte le cose nel nome potente di Gesù. Amen. Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori, riempici di te, Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori, riempici di te. Tu sei l'acqua viva, fonte che dà vita, riempici d'amore, vivi dentro me. Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori, riempici di te. Tu sei l'acqua viva, fonte che dà vita, riempici d'amore, vivi dentro me. Tu sei l'acqua viva, fonte che dà vita, riempici d'amore, vivi dentro me. Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori, riempici di te.
Grazie Signore perché ci ricordi che la vera meta è il viaggio stesso. E adesso avevamo davanti una macchina che andava anche molto piano e non è la mia velocità consueta, anche pieno di controlli della velocità, quindi sono costretta ad andare ad un'altra velocità. E tu proprio mi stai proprio tranquillizzando e sento che lo stai dicendo a ognuno di noi: non temere, se tu non stai andando al ritmo che pensavi, con le persone che pensavi, nella destinazione che pensavi, ma ricordati che stai partendo con me e che io sono con te sempre. E Signore, proprio oggi vuoi rassicurare la mia vita, ma vuoi rassicurare anche la vita di altri fratelli, perché davvero ci ricordi di ricordarci più che altro di ricordarci con chi stiamo viaggiando, se davvero siamo con te. Questo è l'unico discernimento che ci inviti a fare sempre, Signore, in ogni momento, quando ci viene un'ansia, fermarci e riconnetterci con la verità che tu sei con noi, Signore. Noi ti benediciamo, ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, per questa pace che infondi nei nostri cuori. Grazie. Grazie, benedetto tu sei, Signore, grazie. Lode, Signore, ti benediciamo perché tu sei il Dio con noi, e anche se attraversiamo una valle oscura sappiamo che tu sei con noi, Signore, ci tieni fuori. E allora grazie Gesù, grazie davvero, benedetto sei tu ora e sempre. Grazie Signore, grazie. Tu sei glorioso. Tu sei nostro Dio, nessuno è così. Tu sei glorioso, meraviglioso. Tu sei nostro Dio, nessuno è così. Solo Lui adoriamo, Egli è glorioso, vive il mio Re, splende in maestà. Solo Lui adoriamo, Egli è glorioso, vive il mio Re, splende in maestà. Solo Lui adoriamo, Egli è glorioso, sì, vive il mio Re, splende in maestà, solo Lui adoriamo. Tu sei glorioso, meraviglioso. Sei il nostro Dio, nessuno è così meraviglioso. E proprio su queste parole, Signore, vogliamo chiudere questo momento di preghiera, anche perché stiamo arrivando nel luogo dove parleremo di beatitudini nell'Apocalisse, dove ci stai davvero... ci stupisci davvero, perché ci viene da pensare che l'Apocalisse sia un libro inquietante, un libro piuttosto forte, duro, dove si parla di cose catastrofali, e in realtà, Signore, ci stai facendo raccogliere anche da lì un sacco di amore, un sacco di benedizione. E proprio davvero sono giornate nelle quali allarghi i nostri orizzonti, Signore, di andare veramente oltre quello che pensiamo, oltre quello che noi presupponiamo, Signore, perché c'è molto di più, perché tu sei meraviglioso, Signore, sei meraviglioso, Gesù.
Signore, noi ti ringraziamo, siamo ancora dove eravamo ieri, in questa località strana. E, non e ti dove sì, infatti, volevamo, ci chiedevamo. Questa località si chiama Uponne. Come si chiamano gli abitanti di Uponne, signore? Non lo so, sicuramente si chiamano figli di Dio, amati, benedetti e glorificati da te, signore. E vogliamo ringraziarti per ogni fratello che si è collegato, che vedrà questa diretta in differita, signore, e vogliamo alzare la nostra benedizione per ognuno, senza alcuna condizione, signore, proprio come è stato detto prima, e vogliamo lasciare che oggi tu possa stupire ognuno di noi. Allora, ti saluto io. Ciao da Mariangela, salutate. Ciao. Da Mauro, da Marisa e arrivederci. E grazie Gesù e lode, 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 benedizione a te, Signore. Grazie.